Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, in questo venerdì 22 febbraio 2019, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali e come sempre anche a rivedere alcuni dei servizi realizzati ieri dal TG6. Subito le prime pagine locali con le quattro edizioni del centro, ecco l'apertura dell'edizione pescarese, la città prigioniera dei cantieri, a Pescara i lavori da Porta Nuova al centro, ma lunedì riapre Corso Vittorio. Sotto la testata, la politica, nuova giunta, fumata nera, Pagano rompe con gli altri, la nuova giunta regionale non è stata ancora varata e ci sono fibrillazioni e tensioni nella nuova maggioranza in consiglio regionale. Poi la guida su come fare casa, si pagano meno tasse sfruttando il sisma bonus. Scendiamo a centro pagina con questa brutta notizia soprattutto per gli appassionati, Iron Man dice addio a Pescara, la delusione di sportivi e operatori, l'evento internazionale dopo 8 anni si sposta a Cervia. Di spalla troviamo l'intervista di Gregorio, il mio cinema tra i vicoli di Vasto, e poi i richiami verso il voto, ma in questo caso parliamo di elezioni comunali a Pescara, la maggioranza diserta il vertice convocato dal PD, doveva essere il primo tavolo del centro-sinistra comunale in vista delle elezioni del 26 maggio, invece la riunione di ieri convocata dal segretario cittadino del PD di Pietrantonio è stata disertata dai rappresentanti della maggioranza. E poi la cronaca per i 29 morti, Rigopiano, il processo al via il 16 luglio davanti al GUP San Andrea, la prima udienza preliminare sull'inchiesta che riguarda il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, rischiano il processo in 24 più una società. A Manopello evade 7 milioni, denunciato un gioielliere. E poi sotto la foto notizia, ancora la cronaca, omicidio Neri, c'è un testimone chiave, svolta vicina, individuato il collegamento tra l'Opel bruciata e la vittima. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quella lettera di Levi sul male assoluto, ci radono i capelli, ci tatuano sul braccio il numero progressivo, ci dedunano, ci rivestono di stracci immondi a rigoni. Noi non siamo più uomini, nessuno spera più di uscire. Quando scriveva queste parole Primo Levi era tornato da pochi mesi nella sua Torino dal campo di sterminio di Auschwitz. La data 26 novembre 1945, lo scrittore italiano di origine ebraica morto suicida nell'87, le scriveva quelle parole in una lettera ai suoi familiari che la stampa ha pubblicato ieri. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 31 di luglio. Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro e vediamo il titolo d'apertura: strade rotte, risarciti, ciclisti caduti, stangata sull'ANAS, la sentenza, buche pericolose non segnalate. E poi a centro pagina vediamo la fotonotizia: squadre speciali dei carabinieri schierate contro furti e rapine, Vasto, potenziati i controlli. E poi ancora Chieti, comune in crisi, arriva il prestito di 5 milioni, la ricetta tappabuchi di bilancio del sindaco Di Primio consiste in un prestito di 5 milioni di euro chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti. E poi ancora a Lanciano, bollette in ritardo, la Sasi agli utenti, niente mora, bollette dell'acqua recapitate in ritardo e con la mora sindaci e utenti infuriati che chiedono spiegazioni alla Sasi che alla fine decide di non far pagare la mora agli utenti. E poi l'ex re delle cliniche Angelini era già agli arresti domiciliari. E proseguiamo ancora, il preside, così denunciai la maestra, la docente d'asilo arrestata a San Salvo, i genitori pronti a nominare un avvocato. Andiamo ora sull'edizione teramana del centro con l'apertura dedicata al giallo della pittrice, ormai in corso il processo, Renata morta per rivedere il figlio, omicidio della pittrice, in aula parla il test che denunciò la scomparsa. E poi ancora abbiamo la foto notizia, Nereto, l'ultimo saluto ad Andrea sulle note di Vasco Rossi, il 35enne colpito da malore sul campo da calcetto. Proseguiamo e siamo a Teramo, le imprese, zona industriale senza servizi, l'API è pronta a dare battaglia, si è tenuta ieri una riunione con alcune imprese che hanno sede nel
nucleo industriale di Sant'Arto, dove manca la manutenzione, nonostante l'ARAP che la gestisce chieda alle aziende di pagare cifre notevoli. E poi ancora ginecologia all'ospedale di Sant'Omero, contestato il concorso per il primario, nuova patata bollente per il concorso da primario dell'ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Sant'Omero. Il direttore facente funzione, arrivato secondo, contesta i risultati. E poi a Roseto degli Abruzzi il comune cambia la tassa di soggiorno. Siamo ora sotto la fotonotizia, banda del buco al deposito Bartolini, colonnella, i ladri portano via cellulari e altro materiale, bottino da quantificare. E andiamo a chiudere con l'edizione dell'Aquila, del centro, l'apertura Telenia, già 450 richieste di lavoro, all'Aquila parte l'invio delle domande dei candidati, ma la Will non ci sta. La fotonotizia, il fratello del 51enne scomparso, qualcuno vuole colpire me, a San Benedetto dei Marsi, altre ombre sul giallo. E siamo ai richiami di cronaca, l'Aquila. L'auto di Tordera, il manager della ASL Aquilana, imbrattata con la vernice. Ignoti hanno cosparso la Mercedes di vernice rossa. Sul raid indaga la polizia, il dispetto legato all'attività del manager. E poi siamo alla politica in seno al comune dell'Aquila. Assessori biondi per ora non decide, si allungano i tempi per la nuova giunta comunale dell'Aquila. E poi comune di Sulmona, Casini alla conta per evitare il commissario. E torniamo alla cronaca, furti all'invalido, arrestata badante la donna di Morino ai domiciliari col marito complice, prelievi alle poste e oro sparito. Proseguiamo e cambiamo testata, siamo sul Messaggero Abruzzo ed ecco il titolo d'apertura, l'evasione record del gioielliere, doppia contabilità e soci di comodo, così il titolare di un'azienda di Manoppello ha evitato di pagare 7 milioni tra IRPEF e IVA, a tradirlo è stato l'alto tenore di vita. Andiamo ora a vedere i richiami sotto la testata, l'Aquila rinasce, dolore e speranza, lo stress dei cronisti alla vigilia del decennale. E poi ancora emergenza casa, Teramo, entro un mese 35 alloggi per le famiglie in difficoltà. E siamo allo sport, riempiamo l'Adriatico, invasione di striscioni, febbre da playoff tra i tifosi. Le parole magiche pronunciate da Pillone alla vigilia dell'incontro di sabato con il Padova hanno acceso l'entusiasmo dei pescaresi, si punta al pienone. E andiamo di spalla, incarichi nazionali per i medici abruzzesi, nomine di peso nei gruppi di lavoro della Federazione degli Ordini. Andiamo in taglio medio, siamo alla fotonotizia, Rigopiano via alla battaglia in aula, la strage del resort, a luglio l'udienza preliminare. Poi un processo che si sta svolgendo, Renata temeva il marito, teste accuse a Santoleri al processo per l'assassinio della pittrice, prime deposizioni contro il padre e il figlio imputati. E poi un altro caso e un altro processo è arrivato a sentenza, il killer del pub sparò a Bevilacqua per uccidere. In basso il dopo regionali, nuova giunta, Pagano rompe. E ora andiamo a chiudere questa fase con la città, il quotidiano della provincia di Teramo, siamo al titolo d'apertura, inseguito per riattaccargli un dito, drammatico soccorso per un giovane con problemi psichiatrici rimasto vittima di un incidente. E poi sotto la testata, malpancismi forzisti per la Lega piglia tutto. Andiamo ora alla fotonotizia, commissione sulle mense, dossier a Teramo, i genitori avranno un ruolo nel servizio. Di spalla il TAR cambia l'appalto del call center della Team, la gara contestata. A Giulianova la patrimonio rinuncia alla cremazione. Scendiamo e siamo sotto la fotonotizia, rosetani spaccati sul mercato, gli ambulanti dicono lungomare per i cittadini in centro. Chiaramente anche sulla città si parla del processo per la scomparsa della pittrice Renata Rapposelli. Renata tornò a casa a Giulianova perché sapeva
che il figlio era malato. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo ora ad aprire la pagina, il segmento della nostra edizione di Mattino 6, segmento dedicato alle prime nazionali. E partiamo dal Corriere della Sera, ecco l'apertura: pedofilia offensiva del Papa, servono misure concrete sulla TV dei Vescovi, gli abusati raccontano. L'incontro sulla protezione dei minori con i vertici di tutte le conferenze episcopali. E poi andiamo sotto la testata, la mozione di 5 Stelle e Lega blocca la TAV e Conte frena sull'autonomia, servono mesi. Scendiamo e siamo alla foto notizia, il mio domani senza Asia, vivo con la sua energia, è una storia, il padre della 14enne è morta al concerto di Corinaldo. E poi un'altra notizia, chiaramente che ha avuto molto risalto, che è arrivata ieri, Formigoni condannato, l'ex governatore va in carcere. Siamo alla prima di Repubblica, ecco l'apertura, l'onda razzista anche sui bambini, Milano e Foligno, l'odio quotidiano a casa di Bacari e nella sua vita le cicatrici della Libia, in Umbria, maestro umilia alunno nero. E sotto la testata pedofilia, le vittime davanti al Papa, ecco il nostro inferno. Scendiamo e ritroviamo la notizia che abbiamo visto in precedenza, Formigoni è corrotto, ora va in carcere, la Cassazione lo condanna a 5 anni e 10 mesi. E siamo a piè di pagina, Corea, il doppio tradimento, la vera storia della ragazza rapita. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Messaggero, ecco qui l'apertura, quota 100, la fuga dei prof con la riforma, altre 8.500 uscite dalla scuola in autunno, vuote almeno 45.000 cattedre, TAV congelata dalla mozione giallo-verde, la protesta delle imprese pronte a fermarci. E poi ancora il talent di Rai 2, The Voice, Fremantle rompe The Voice a rischio dopo l'esclusione di Sfera e Basta, che sta facendo appunto molto discutere, cantante che è proprio legato anche alla strage di Corinaldo, che è stata accennata prima sul Corriere della Sera. E poi per lo sport, Lazio un bivio, Lotito alza la voce, Inzaghi nel mirino, Coppa Italia e derby per il riscatto. E andiamo a centropagina, l'altro là, allo spacca Italia, autonomia, salta il blitz del nord, Conte frena, decidono le camere. E poi ancora la foto notizia in Vaticano, le lacrime degli abusati, il pugno del Papa, misure concrete, Don Albanesi, io molestato in seminario. E poi di spalla, guerra su Huawei, lo stop della Lega all'intesa di Di Maio, interrogazione del Carroccio sull'operato di Infratel per bloccare l'operazione con i cinesi. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Fatto Quotidiano, con questa intervista al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, evasione, leviamo le soglie di impunità regalate da Renzi. Il Ministro 5 Stelle annuncia che proporrà al Governo di ritoccare al ribasso le soglie che l'allora Premier aveva rialzato su Salvini e la 18, sostiene che era giusto negare quell'autorizzazione, quanto al 41% di no nel Movimento 5 Stelle, dialetti fisiologica, ma sosteniamo l'esecutivo. E poi ancora l'inchiesta, gli amici, prima di tutto CSM, scandalo Ermini, incontra i renziani che attaccano i giudici. E andiamo in taglio medio, Formigoni è un super corrotto, pena di 5 anni, oggi in carcere, il terzo grado conferma tutte le accuse, il celeste è condannato. E poi ancora economia, la manovra bis, il salasso 2020, il rebus di Conte. Poi ci avviciniamo alle regionali in Sardegna, ci avviciniamo al voto, il candidato delle destre Solinas, il trota sardo e quella strana laurea. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina di Libero, che apre così: il carcere attende Formigoni, una condanna senza prove, 5 anni e 10 mesi per l'ex governatore accusato di corruzione per essere andato al mare, povero celeste, ce l'hanno con lui soltanto perché è stato bravo. E poi la foto notizia, eccola qui, Richetti perde le staffe col compagno Martina, ma vai a
puntini puntini. Fra i Dem non tira una bella aria. Poi quest'altra notizia che ha trovato molto spazio nella giornata di ieri, che riguarda la famiglia dell'imprenditore Rana. Rana rovinato sui social per una frase che non ha mai detto, gira la notizia, sanzionato per aver dato del finocchio a un manager, ma non è vero. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina di Libero, che apre così, parla il presidente della Coppa Centro dell'Inchiesta: non sapevo di firmare fatture false per i Renzi. Periale, mai conosciuto Tiziano, credevo di poter risanare la Marmodiv, appena ho capito in che enorme casino mi ero infilato, ho cercato di uscirne. E poi ancora il caso pedofilia. Il Vaticano via al vertice sulla pedofilia, provocatorio messaggio di Vigano al Papa. E poi in taglio medio, i migranti che salviamo ci chiedono i danni, i perversi risultati dell'accusa di sequestro di persona nei confronti di Salvini. Adesso 41 dei 177 sbarcati dalla nave Diciotti pretendono di essere risarciti dallo Stato al quale devono la loro vita. Siamo sulla prima pagina del manifesto, che apre così: Corpus Demoni, anch'io in seminario sono stato abusato dai preti, la rivelazione shock di Don Vinicio Albanesi scuote il sinodo mondiale sulla piaga della pedofilia nella Chiesa, le accuse delle vittime, violenze sessuali, botte e aborti, il Papa striglia i porporati, ora atti concreti in difesa dei minori. Sotto la testata del manifesto, Roberto Formigoni andrà in carcere, l'ex governatore lombardo condannato per corruzione anche in Cassazione. La prima del Secolo, il quotidiano diretto da Francesco Storace, che apre così: la cuccia leghista, Di Maio sempre più in difficoltà, ha bisogno di Salvini, nuovi scenari in vista. La prima del Mattino, il quotidiano napoletano, apre così: spacca Italia, stop di Conte, quota 100, la fuga dei prof, il premier, il gettito fiscale non conta, la legge si scriverà in Parlamento con la pensione anticipata il prossimo anno, vuote almeno 45.000 cattedre. Scendiamo a centro pagina, abbiamo lo sport, ieri giornata di Europa League, Napoli avanti, attenti a Sarri, Ancelotti, io tifo per l'Atletico agli ottavi con Verdi e un as, battuto ieri lo Zurigo anche nella gara di ritorno. E poi ancora sempre a centropagina, appalti e favori nel sistema Romeo, anche Verdoliva, pulizia al Caldarelli, chiuse le indagini, 56 indagati, imprenditore e commissario ASL verso il processo. La prossima testata è La Stampa, questa è l'apertura: TAV, le imprese del nord minacciano la serrata, non fermate i cantieri, rivolta contro la Lega che getta acqua sul fuoco, si farà, ma dopo le europee passa fra le proteste la mozione Carroccio-Grillini che congela la Torino-Lione. Poi di spalla, summit sulla pedofilia, la mossa del Papa contro gli abusi, fuori dalla Chiesa i preti colpevoli. Poi ancora un paio di richiami in basso: Formigoni condannato, ora andrà in carcere, pranzo Di Maio, Grillo, Casaleggio, il Movimento 5 Stelle diventa partito, Fico sfida il suo leader. La prima del Tempo, con questa apertura: Palazzo Chigi diventa un 5 Stelle lusso, i nuovi inquilini entrati al governo non vogliono badare a spese, rifatti i divani e le poltrone, lavori pure a Romeo, l'uomo dello scandalo Consip sui voli di Stato, vini da prima classe. E poi sotto la testata: la vergogna del canile della Muratella stoppa i ricoveri della struttura della capitale, troppo alto il rischio di contagio tra gli animali. E siamo al Tempo di Osho, la fotonotizia: sereno confronto nel PD, ma vai a puntini puntini, la foto con Richetti e Martina. E poi di spalla: picchiò la figlia, va a processo San Mauro, l'avvocato candidato pure dal PD. E proseguiamo, siamo sul Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: mini bond dall'estero, il 63% dei fondi per le piccole e medie imprese. Nel 2018
emissioni record, 116 aziende hanno collocato 142 titoli per oltre un miliardo. A fare il pieno gli investitori internazionali che hanno rilevato il 31% dei bond, processo in esaurimento, la raccolta degli investitori ai minimi da 4 anni. E ora la foto notizia, reportage da Gela, il Texas d'Italia riparte con 1,8 miliardi per il gas. Poi andiamo a centro pagina, BCE verso le nuove TLTRO per le banche italiane, a rischio 550 milioni. Poi le parole del Premier Conte, le clausole IVA saranno superate. Il Premier torna a evocare una riforma complessiva degli sconti fiscali. Chiudiamo questa parte con l'Avvenire, questo titolo d'apertura. Il Papa, alt agli abusi, il grido delle vittime, commozione per i racconti, Francesco invita a gesti concreti, proposti 21 interventi in Vaticano, l'incontro delle conferenze episcopali mondiali, Don Albanesi, anch'io molestato. E poi un altro grave episodio di razzismo si è verificato in Umbria, a Foligno, bimbo nero sei brutto, voltati, maestro elementare subito sospeso, lui si difende, solo un esperimento. E poi la politica, Lega e 5 Stelle, la TAV da ridiscutere, avviso dell'Europa sui conti italiani, il Premier inutile, un'altra manovra, voto alla Camera, mentre i 5 Stelle rivedono l'organizzazione dopo il vertice Di Maio, Grillo, Casaleggio. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali e torniamo ai locali, ripartiamo dal centro, siamo su pagina 2, l'argomento è quello dell'erosione. E dunque, erosione, chiesta la calamità naturale, l'ultima delibera della regione prima della sconfitta per aiutare 8 comuni da Martinsicuro a Casalbordino. E poi in taglio medio, terremoti e altre emergenze, Fratelli d'Italia rilancia il modello Bertolaso, Fratelli d'Italia deposita alla Camera la proposta di legge. E poi a piedi pagina, più turismo con aeroporti in rete, Paolini di Saga e Vacca dei 5 Stelle incontrano il sottosegretario Siri, piano comune per gli scali di Pescara, Ancona e Perugia. Proseguiamo, sisma bonus, ecco. Chi può fare domanda? Vademecum dell'Agenzia delle Entrate, detrazioni fiscali dal 50 all'85% per chi ristruttura o acquista una abitazione. Riguarda zone a rischio 1, 2 e 3 che corrispondono all'intero territorio abruzzese, prevede 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Scade il 31 dicembre del 2021. L'agevolazione non riguarda solo i proprietari ma anche i titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi. È prevista la cessione del credito all'impresa. Proseguiamo, siamo alla pagina Abruzzo, parliamo del post regionali con questa onda lunga, l'effetto scoccia si abbatte sulla giunta, stop di Lega, Fratelli d'Italia e Zelli a Pagano, e dunque Forza Italia che vuole due assessori, l'incontro diventa scontro, la parola passa a Salvini e Meloni, le reazioni a caldo, la Lega Forza Italia non sta né in cielo né in terra. E poi ancora verso il passaggio di consegne, intanto è già pronta la targa con il nome di Marsiglio, ma come vediamo ci sono delle fibrillazioni in seno alla maggioranza la nuova maggioranza in regione. Ora le pagine di Pescara, l'Ironman lascia Pescara, sceglie Cervia, motivi economici all'origine del divorzio, la richiesta della società al comune sarebbe passata da 25.000 a 150.000 euro, un addio dopo 8 anni. E poi ancora la delusione degli albergatori, un'altra perdita come i collegamenti con la Croazia, dice in particolare Emilio Schirato di Federalberghi. E poi ancora andiamo avanti alla pagina successiva e torniamo alla politica, ma in questo caso parliamo delle prossime elezioni comunali, in particolare a Pescara. Elezioni, la maggioranza diserta il primo incontro al vertice voluto dal PD, si presenta solo Gasperi che chiede l'intervento di Legnini, oggi riunione del Partito Democratico, si cerca un nome che metta d'accordo tutti. E poi le parole del segretario cittadino Moreno di Pietrantonio, sia
alle primarie per individuare il candidato, oppure va trovata una persona che metta tutti d'accordo. Parla anche il sindaco uscente, potenziale che può essere ricandidato in teoria perché scade il suo primo mandato. No alle primarie, si cerchino delle soluzioni che favoriscano l'unità puntando ai valori comuni a prescindere dai nomi. E poi sul fronte centrodestra, Forza Italia rinvia la scelta, prima la regione, tanti aspiranti, Pagano sceglierà il partito e Fratelli d'Italia ammonisce, basta nomi, prima il programma. Poi ancora in basso leggiamo Porto, tempi più celeri per il progetto, ieri la decisione, la procedura di valutazione di impatto ambientale non sarà nazionale ma locale. Proseguiamo siamo all'articolo che ha dato l'apertura all'edizione odierna del centro, Porta Nuova, così è bloccata l'ira dei residenti e commercianti. In via Pepe nessun operaio da un mese, sul lungomare sud i lavori vanno avanti da un anno. Un commerciante, sbrigatevi a finire altrimenti qui finisce male, abbiamo perso il 50% degli incassi. Poi ancora, sempre in tema di lavori pubblici, via Trieste, 7 mesi per rifare pochi metri, ma dopo tanti rinvii la strada sarà riaperta domani con gli alunni di via Milano e il comune annuncia lunedì torna a doppio senso Corso Vittorio Emanuele. E poi ancora, omicidio Neri, c'è un testimone chiave per la verità. Dopo gli arresti di gennaio, gli investigatori sono riusciti a individuare il collegamento tra la vittima e quella Meriva bruciata. E invece qui siamo su un altro omicidio, quello che si è consumato a Montesilvano, l'omicidio Bevilacqua. Fantauzzi sparò per uccidere, per Bevilacqua fu una esecuzione. Il GUP Colantonio, che l'ha condannato a 20 anni, esclude che l'assassino volesse solo ferire il giovane. Dopo essere stato chiamato infame, l'imputato ha voluto sopraffare la vittima e affermare il suo potere. E poi tornando nel quartiere sensibile di Pescara, Rancitelli, Ferro di Cavallo, scovati 5 allacci abusivi ai contatori. Vediamo il servizio realizzato dal TG6. Anche gli allacci abusivi ai contatori dell'Enel delle case Ater sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che, dopo l'aggressione al giornalista di Rai 2 Pier Vincenzi, presidiano ormai quotidianamente il quartiere Rancitelli di Pescara e in particolare il Ferro di Cavallo in via Tavo, teatro dello schiaffo e dell'inseguimento alla troupe di Popolo Sovrano che hanno fatto il giro d'Italia. Ferro di Cavallo, che come spesso denunciato è rappresentato anche dalla stampa locale in questi anni, si conferma scenario di degrado sociale e abbandono di una delle periferie più problematiche del capoluogo adriatico. Anche nella giornata di ieri ci sono stati controlli che hanno portato a 2 arresti, uno per evasione e l'altro per detenzione di sostanza stupefacente. Nell'abitazione di un 49enne di Montesilvano, infatti, i carabinieri hanno trovato 50 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 500 euro in contanti, sospetto provento dello spaccio. Sempre nell'operazione di ieri sono state identificate 70 persone e controllati 50 mezzi con decine di perquisizioni. E siamo sulle pagine di Montesilvano del centro, nasce la consulta stranieri, il centrodestra si divide, il regolamento spacca, la Lega registra il voto contrario di Fratelli d'Italia. Il plauso di immigrati e CGL, un anno di lavoro, il futuro si programma insieme. Poi in basso, visto che anche a Montesilvano si andrà al voto, l'UDC, Maragno va ricandidato, di Giuseppe Antonio invita all'unità, Giuliante della Lega, nessuna indicazione sul sindaco. Avanti, siamo a Città Sant'Angelo, casa di riposo, i lavoratori lanciano un appello al Papa, rimasti senza lavori, 14 lavoratori della Fraternità Magistrale si rivolgono a Valentinetti e Bergoglio, salvate un pezzo di storia di carità cristiana. E poi ancora a Francavilla in Abruzzo le prime concessioni al 2033, a Francavilla e Torino di Sangro il primato nazionale della consegna dei titoli, FIBA e SIB un esempio per tutti i comuni.
Avanti ancora, indagini della finanza, evade 7 milioni di euro con la gioielleria a Manopello, in particolare ville e auto di lusso, nonostante le dichiarazioni in perdita, denunciati noto imprenditore, due familiari e un socio. E ora le pagine di Chieti, asfalto a pezzi, ciclisti caduti sulle strade rotte, ANAS condannata a pagare i danni. Arrivano i risarcimenti per gli sportivi coinvolti in incidenti provocati da buche e crepe. I giudici, l'ente responsabile per la sicurezza non garantita, assenti i segnali di pericolo. Restiamo sempre sulle pagine di Chieti, la difesa. Angelini, malato, non può stare in carcere. L'ex re delle cliniche private è già ai domiciliari per scontare un'altra pena. L'avvocato, condizioni di salute preoccupanti, non può andare in cella. E ora le pagine di Teramo, con l'omicidio della pittrice. Renata è morta per rivedere il figlio. Il racconto di chi ne denunciò per primo la scomparsa: era tornata a Giulianova perché preoccupata per la salute di Simone. Un testimone racconta: mi disse che l'ex marito era una croce che l'avrebbe portata fino al cimitero. E poi un'altra vicenda processuale, eccola qui, Castrum, il processo rischia di ricominciare, cambia un giudice, gli avvocati dovranno decidere se consentire l'utilizzo degli atti trattati finora. Ancora nelle pagine di Teramo, ma siamo in Val Vibrata, a Colonnella, colpo della banda del buco alla Bartolini, i ladri, almeno tre, sono entrati nel centro logistico della ditta di spedizioni rubando cellulari e altro materiale. Bottino ancora da quantificare, ma i banditi hanno avuto poco tempo perché è scattato l'allarme. E poi a Nereto, dunque sempre in Val Vibrata, addio ad Andrea sulle note di Vasco Rossi, folla ai funerali del 35enne agente di commercio di Nereto, morto per un malore sul campo di calcetto. E siamo a Silvi, il Consiglio riporta in vita la consulta sul turismo, approvate all'unanimità le modifiche al regolamento dell'organismo. Scordella, il sindaco, dice non si era riunita quasi mai. Di Giovanni, Basilea, tavolo di confronto. E ora le pagine aquilane per chiudere la prima parte di Mattino 6. Imbrattata l'auto del manager Tordera, lanciata vernice rossa sulla Mercedes parcheggiata, ha presentata una denuncia. Episodio forse legato alle recenti nomine. Gli investigatori stanno verificando se esistono filmati di telecamere posizionate nei vari edifici della zona, in modo da poter agevolare le indagini su questo caso. Proseguiamo e siamo sempre a L'Aquila, Telenia, già 450 richieste di assunzione, poi aggiunge Serraiocco del CDA di Telenia, avviate le procedure per le candidature con l'invio dei curricula, Will perplessa, tanti dubbi da chiarire, le valutazioni dei profili professionali ci saranno a marzo, si cercano esperti di finanza e gestione aziendale. E poi ancora a Morino, nonni derubati dalla badante infedele, arrestati la donna e il marito complice, spariti oltre 12.000 euro con prelievi alle poste e furti d'oro nell'abitazione. Noi chiudiamo qui la prima parte di Mattino 6, ci fermiamo, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con il Messaggero, la città e altri servizi da vedere. E la seconda parte di Mattino 6, di nuovo buongiorno, riprendiamo con il Messaggero Abruzzo, siamo alla pagina di politica, nuova giunta, falsa partenza, Pagano se ne va, tensioni al primo tavolo ufficiale, respinta l'intesa Forza Italia UDC, il coordinatore, ora tocca a Marsiglio, la Lega vuole 5 posti, alla fine accordo senza gli azzurri, tutti rappresentati al carroccio, chiesto un passo indietro, ma deciderà Salvini. Proseguiamo, l'ombra del carcere per Enzo Angelini è definitiva la condanna a 8 anni, confermati anche i 4 anni alla moglie, l'imprenditore ricoverato chiederà la sospensione dell'esecuzione.
E ora le pagine di Pescara, Dehor, così cambiano le regole, tre tipologie per le strutture, aperta, semichiusa e chiusa, si annuncia un confronto vivace in Consiglio Comunale. Gaspari invoca il rispetto della legge su permessi a costruire cubature, tutele per condomini, pedoni e negozi adiacenti. Poi ancora, non è incostituzionale la norma usata da noi per spalmare il debito, i dirigenti degli uffici finanziari del Comune fiduciosi sulla tenuta del piano di rientro in 28 anni, relazione in Commissione Finanze. Proseguiamo, siamo sempre a Pescara, ma in realtà si parla del delitto Bevilacqua a Montesilvano. Sparò per uccidere, il giudice smonta la versione del killer. Nelle motivazioni della condanna a 20 anni di Massimo Fantauzzi emerge il ritratto di una personalità violenta e priva di autocontrollo. Fucile puntato all'altezza del volto e niente provocazioni, nessun attenuante per l'assassino di Antonio Bevilacqua. E poi, in taglio medio, Rigopiano a luglio, udienza preliminare, imputati pronti alla battaglia sulle perizie. E poi ancora, sempre a Pescara, o meglio nel pescarese, a Manoppello, gioielliere, evasore, tradito dalla bella vita, 7 milioni di tasse non versate tra IRPEF e IVA, imprenditore di Manoppello denunciato con tre soci fittizi della sua azienda. Figurava come semplice dipendente, la polizia tributaria ha scoperto che era il titolare e gestiva una contabilità parallela. L'attività di vendita e produzione di oggetti preziosi finita nel mirino è tra le più note della Val Pescara. Andiamo avanti, siamo sulle pagine dell'Aquila. Il rimpasto agita la maggioranza, vertice per cercare la quadratura. Il primo cittadino vuole ridare slancio all'attività amministrativa per la formazione dell'esecutivo, la nuova giunta solo dopo quella di Marsiglio. Colonna vuole fare il vice sindaco, il nodo Fratelli d'Italia. Riunione serale a Villa Gioia convocata da Tinari, l'obiettivo è evitare ulteriori disgregazioni in aula. E poi in taglio medio leggiamo Gizzi nominato DG Ater, scontro Biondi Pappalepore, il sindaco concomitanza tra bando ed elezioni, la replica del commissario è male informato. Siamo sempre all'Aquila, Sant'Antonio, il restyling parla giapponese, sinergia tra gli studenti aquilani di ingegneria e quelli della facoltà di architettura dello Shibaura Institute di Tokyo. L'obiettivo è ridisegnare il volto del quartiere con un parco, il workshop si chiuderà l'8 marzo, poi l'esposizione dei lavori. E poi ancora sei nazioni under 20, canta il tenore aquilano Alberto Martinelli, eseguirà l'inno della nazionale irlandese. Proseguiamo e siamo in Marsica, ad Avezzano, il CIM alla Noesis, un caso nazionale. Non c'è pericolo, scrive un illustre studioso che cita una legge e se la prende con i media, solo pregiudizi, ma da anni nella zona di Via Salto la struttura convive con una scuola materna e nessuno si è mai lamentato. E ora le pagine di Chieti sul Messaggero Abruzzo, Formula Ambiente, i lavoratori. Da oggi presidiamo il comune. Il sindacalista Rucci, ci fermiamo solo quando arriveranno gli stipendi. Arriva in Consiglio Comunale la richiesta di 5 milioni alla Cassa Depositi e Prestiti. Scatta lo stato di agitazione a tappeto nelle società che erogano i servizi. E poi di spalla Fondazione, i sindacati, un'altra grave perdita nel mirino di CGL e CISL, l'operazione di fusione con l'ente Banco Napoli. E poi a San Salvo, botte ai bimbi, maestra interrogata. La donna oggi sarà davanti al giudice per la convalida dell'arresto, sarà assistita dal legale Alessandra Cappa. Le parole del sindaco Tiziana Magnacca, ferita come sindaco e mamma, telecamere per vedere il buon lavoro degli insegnanti. E ora a Ortona stiamo per vedere anche il servizio del TG6, Arte in Vita 2019, protagonista Juliette Binoche. Vediamo il servizio.
Dal 26 aprile al 12 maggio si terrà Arte in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi. Qual è il programma? Ok, comincia con una mostra di caricature fatte da le fotografie di Vecchietti e degli Abruzzi, dopo ci sta un'installazione nella strada di queste fotografie. E dopo ci sta il 26 l'apertura con un concerto di tango balcanico di artisti che vengono un po' di tutti i Balcani e della Francia. Dopo ci sta Mari a Ortona, che è uno spettacolo di Tino Carspanello con Vittoria Scornamiglio e Luigi Di Fiore. E dopo Mari ci stanno 3 giorni, la scenografia è visitabile come un'installazione di arte. Dopo ci sta una mostra a Crecchio che si chiama Il mestiere di vivere, che è ispirato dell'opera di Pavese sulle mani, le mani dei lavoratori degli Abruzzi, su una mostra fotografica. E il 1 maggio all'apertura ci sarà un concerto di Laurent Petitgon, che è il compositore delle colonne sonore di Wim Wenders, che fa un concerto apposta per questa mostra. Dopodiché, questa mostra rimane tutto il tempo, dopodiché ci sta cinema, dunque un primo cinema che Juliette Binoche sceglie per questo festival della sua carriera, e un secondo è il film sul Papa Francesco, con la presenza del compositore che ha fatto le colonne sonore. Dopo ci sta un festival di cortometraggi dei Balcani, dove i bambini da 12 a 18 anni saranno la giuria. Dopodiché ci sta la creazione che facciamo, che è una madre. La madrina del festival l'ho scelta come madrina veramente perché è una grande artista, e che è un'artista che è pittrice, danzatrice, attrice, e che mi faceva piacere di avere una madrina che abbia tutte le arti in lei. Può darsi viene quest'anno, non lo so ancora, c'è qualche problema personale, e in più c'è il Festival di Cannes dopo, ma vorrei farla venire a vedere, per esempio facendo un'esposizione della sua pittura. Quello mi farebbe a Crecchio fare un'esposizione di Juliette Binoche con i suoi quadri, che sono magnifiche, che nessuno conosce. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Teramo del Messaggero. Abruzzo, entro 3 mesi disponibili ben 35 immobili, la promessa dell'assessore di Bonaventura per tamponare l'attuale emergenza abitativa. Ieri mattina c'è stato il sopralluogo di tecnici e amministratori tra gli edifici di Via Longo. Ora bisognerà portare avanti ulteriori verifiche per la piena abitabilità delle abitazioni, dice appunto l'assessore Valdo di Bonaventura. E poi ancora sono circa una ventina gli alloggi ERP che a breve si potrebbero ricavare. Proseguiamo, siamo alla vicenda dell'omicidio di Renata Rapposelli. Renata aveva paura di Giuseppe, omicidio Rapposelli. In aula sfilano i primi testimoni dell'accusa, in tribunale ancora assente Simone Santoleri. Lei era preoccupata per le condizioni di salute del figlio, prese il treno da Ancona il 9 ottobre 2017 e si persero le tracce. Poi a Giulianova il processo Castrum rischia di ripartire da zero, un giudice a breve andrà via. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, andiamo ora sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo, ma partiamo dalle pagine di Teramo Città, o meglio, qui siamo alle porte di Teramo, a Montorio lo inseguono per riattaccargli un dito, soccorso drammatico a Montorio per un ragazzo con problemi psichici rimasto vittima di un incidente in preda. Un forte stato di agitazione è precipitato lungo le scale di casa assieme al padre. Lui ha perso la falange, il genitore si è rotto una gamba. Gli operatori del 118 hanno portato in ospedale il padre con la gamba rotta e il dito sotto ghiaccio. Carabinieri e medico del 118 hanno dovuto inseguire il ragazzo per convincerlo a salire in ambulanza. E poi le cure, purtroppo una volta giunto al Mazzina ai medici non è stato possibile reimpiantare la falange amputata. Pagina 6, dossier mense, i genitori avranno una loro commissione. Dopo le lamentele l'amministrazione apre il dialogo per migliorare il servizio e il prossimo appalto. Caso Molinari, oltre alle lamentele sono tanti suggerimenti che arrivano dalle famiglie per migliorare il servizio di refezione scolastica.
Proseguiamo e siamo a pagina 7, il TAR cambia l'appalto del call center Team per i giudici amministrativi a gestire il servizio, non può essere la società Teramana di Paolo Brizzi. L'appalto del call center fa anche parte delle indagini dei carabinieri delle scorse settimane nella sede di via Delfico. Andiamo ora a pagina 8, il Movimento 5 Stelle chiede un nuovo commissario Ater, Ciammariconi contro il comitato ERP, Salini ha fallito sulla ricostruzione, perché deve restare? Pagina 9, anche l'IZS Caporale diventa plastic free dopo l'INPS, un'altra istituzione cittadina aderisce al protocollo che sarà legge in Europa nel 2021. L'IZS nella sua attività quotidiana accerta sul campo gli effetti nefasti della plastica sulla vita della fauna marina. Pagina 10, è nata una rete contro la povertà educativa, 4.000 minori coinvolti per 2 anni di attività da 5 associazioni nel progetto Radici. Ieri ha realizzato su questo progetto un servizio, il TG6, vediamolo. In Italia più di un minore su 10 vive in povertà assoluta, la metà non legge un libro, più del 40% non fa sport e quasi 1 su 3 non usa internet. Contro la povertà educativa nasce in Abruzzo una rete nelle aree terremotate delle province di Teramo e Pescara. 4.000 bambini, adolescenti e famiglie coinvolti per 2 anni in attività e laboratori per contrastare la povertà educativa minorile nei territori colpiti dal sisma. Il progetto dal titolo Radici è promosso da 5 organizzazioni del terzo settore, in collaborazione con 11 scuole del territorio e 17 comuni, ed è sostenuto dalla Fondazione Tercas. Quali sono le vostre soluzioni? A valle di un terremoto terribile, come sappiamo, nelle aree terremotate del centro Italia, con i bambini che usa fondi delle fondazioni bancarie italiane per aiutare la lotta alla povertà educativa, ha messo dei soldi nelle aree terremotate. Si è fatto un grande lavoro di progettazione e qui nel Teramano Radici ha inventato delle cose d'accordo con le scuole, d'accordo con i comuni, d'accordo con il privato sociale, per cui ci saranno biblioteche, nuovi servizi fortemente innovativi, psicopedagogici, educazione musicale, riscoperta delle tradizioni, della natura meravigliosa di questa provincia, con attività dei bambini molto creativi che imparano facendo cose nuove. Lei è un maestro di strada, cioè? Ma diciamo 30 anni fa inventammo in tanti un'attività tesa a riportare a scuola ragazzini che non ci andavano e poiché non rientravano in quelle scuole lì abbiamo dovuto inventare, lo dico in sintesi, un altro tipo di scuola. È grande l'impegno della Fondazione Tercas per il contrasto della povertà educativa minorile? È un connubio secondo me di grande importanza perché di povertà educativa purtroppo l'Italia soffre il nostro territorio e oggi parliamo di uno dei progetti a valere sul Fondo Nazionale di Contrasto della Povertà Educativa che è stato in particolare utilizzato per le zone del sisma, quindi Radici, già la parola stessa lo dice, vuole unire le tradizioni del territorio al contrasto alla povertà educativa minorile, quindi una serie di laboratori, una serie di interventi che dureranno ben 24 mesi, che vedono coinvolte molte associazioni del territorio e che servono come un seme da gettare su questi territori che hanno bisogno di rinascere, di ricrescere, ma non possono non farlo se non con le giovani generazioni. Proseguiamo sulla città, siamo in Val Vibrata, addio ad Andrea Visciano, sulle note di Vasco, grande commozione ai funerali del 36enne morto per un infarto durante la partita di calciotto, presente anche un gruppo di tifosi della squadra locale che ha voluto rendere omaggio ad Andrea con uno striscione, tutto questo a Nereto. Proseguiamo e siamo a Giulianova, addio al progetto dell'impianto di cremazione dal nuovo piano industriale approvato dal commissario Soldà, sparisce anche l'hospice in piazza dalla Chiesa per la Giulianova Patrimonio, lavorano 27 dipendenti a tempo indeterminato e 21 interinali, previsti investimenti da 6 milioni di euro per ampliare il cimitero e lavori al Cursal da 11 milioni di euro.
Pagina 15, Renata tornò a casa per il figlio malato, sfilano al processo i testimoni del PM, andò a Giulianova perché preoccupata dalla salute di Simone, prossima udienza ci sarà a marzo, a fine marzo. Proseguiamo e siamo a pagina 16, a Roseto degli Abruzzi, cittadini divisi sullo spostamento del mercato sopralluogo di Recchiuti, gli ambulanti vorrebbero restare sul lungomare, gli utenti preferiscono il centro, dopo la proposta di spostamento ho deciso di analizzare il problema ascoltando il parere degli interessati, dice appunto il consigliere ed ex assessore comunale Alessandro Recchiuti. Proseguiamo, pagina 17, sempre a Roseto, pubblicato l'ennesimo bando per vendere il terreno delle baracche. Il comune di Roseto spera di fare cassa dopo le tante aste già andate deserte, dopo la stima dell'Agenzia delle Entrate in comune. Credono che sia la volta buona. Apriamo ora lo sport tramite la pagina della città. Un girone fa il Teramo sognava in grande, il successo dell'andata proiettò il Diavolo al decimo posto, il punto più alto della stagione biancorossa. La partita di riferimento è Teramo-Ravenna, questa volta si giocherà in terra romagnola, accadrà domani alle 18:30. Dubbi sulla sinistra, la seduta di rifinitura in programma stamattina dovrà sciogliere i nodi legati alle condizioni di Armeno e al sostituto di Proietti, davanti favorito Sparacello su Zecca, Ravenna, Esposito e out. Una rapida panoramica delle principali testate sportive nazionali prima di tornare alle locali. Siamo alla Gazzetta dello Sport. L'Inter è tornata, Icardi ancora no. Europa League, Rapid Vienna ha battuto 4-0, Spalletti agli ottavi, Nerazzurri show, Vesino, Ranocchia, Perisic e Politano in gol. E poi il Napoli vola, oggi sorteggio, rischio derby. In basso leggiamo venerdì Piontek, il Milan prova l'allungo per il quarto posto, ecco saputo, Bologna non lascio raddoppio. E poi sotto la testata il dopo Champions, non proprio Allegri, crollo Juve, Max sotto accusa, nuovo 4-4-2 per la rimonta, paura, poco gioco, big in affanno, serve la sterzata, chi conosce bene il tecnico lo spinge, ce la farà. Proseguiamo con il Corriere dello Sport che apre così, gioco al massacro, Allegri sotto tiro dopo la batosta contro l'Atletico, il 2-0 di Madrid mette l'allenatore con le spalle al muro, l'addio alla Champions decreterebbe la fine del rapporto con la Juve e l'ombra di Zidane all'orizzonte, CR7 mai così male in Europa, il titolo crolla in borsa. E poi Europa League, Inter rapidissima, bastano 18 minuti per liquidare gli austriaci, Vesino e Ranocchia chiudono subito il match, Perisic e Politano completano la festa, 4-0. In basso, terzo posto, Rino ci prova. E ora tutto sport, ecco l'apertura, si giocano la Juve, ritorno del 12 marzo in Champions contro l'Atletico può decidere il futuro in bianconero di Allegri, ma anche di molti giocatori, Mandžukić, Dybala e Alex Sandro sono i principali indiziati. E poi sotto la testata Toro, adesso lancia i gioielli del vivaio, Milico e i suoi fratelli per Mazzarri. Atalanta, intervista esclusiva al Bomber, Zapata, Dea, il meglio deve ancora arrivare. E andiamo sulle testate locali. Torniamo sul centro con l'intervista al centravanti biancazzurro Gaetano Monachello, voglia di Ail, 24enne siciliano, ha ritrovato il gol del sorriso, siamo un gruppo splendido e non ci poniamo limiti, però dobbiamo restare umili. E poi l'apertura, il titolo d'apertura della pagina, Monachello, Pescara, il futuro in tre partite, Benevento, Spezia, Padova, Benevento e Spezia saranno decisive per il nostro campionato. E sul fronte formazione, Crecco confermato a centrocampo, l'ex laziale di nuovo preferito a Melegoni, Pinto verso il debutto, viste le non perfette condizioni di Del Grosso e la squalifica di Balzano. E poi le parole del direttore tecnico Giorgio Repetto, la squadra merita lo stadio pieno, i giocatori
giocatori hanno un attaccamento alla maglia incredibile. Siamo alla Serie C, Teramo, Armeno è out, Celli a Ravenna dall'inizio. Il terzino non sarà della partita per un guaio al ginocchio, con Proietti squalificato. Maurizi lancia Giorgi in cabina di regia, in avanti confermati Sparacello e Infantino. Poi ancora per il basket di Serie A2, Pieric, battiamo Udine e poi dritti verso i playoff. Sharks domani alle 12.30 al Palamaggetti, il capitano biancazzurro suona la carica, il KO con Montegranaro è alle spalle, facciamo più punti possibili per arrivare in alto. E poi sul fronte Serie B, Amatori Pescara, Raiola abbraccia Pedrazzani, ottimo rinforzo. E andiamo a chiudere con il centro, con il calcio a 5. Civitella sfida la Lazio per centrare il poker. Il Colormax in campo stasera alle 20.30 caccia dalla quarta vittoria di fila. Lunedì l'Acqua e Saponi in posticipo dovrà vedersela con il Napoli. Ed ora il Messaggero Abruzzo, le due pagine di sport. Ripartiamo dal Pescara. Per la A non basta il solo entusiasmo. Ruffini, ex giocatore dei biancoscudati ed ex dirigente del Pescara, ha un sogno e vorrebbe festeggiare due volte. Delfino promosso, Padova salvo in Serie B. La strada è difficile, ci sono squadre molto importanti, ma si può andare davvero lontano con spensieratezza, ha aggiunto Ruffini. E poi il risveglio dei tifosi, riempiamo l'Adriatico sulla scorta di alcuni striscioni apparsi ieri in città. Qui vediamo una delle foto in questione. Poi nel calcio a 5, Acqua e Sapone lunedì sera in casa, la Bella contro Napoli, il terzo confronto con i partenopei dopo la Supercoppa e il match d'andata con una vittoria per parte. Ed ecco l'ultima pagina che vi mostriamo per oggi, siamo sulla Serie C, Teramo, il Tour de Force tra Coppa e match clou, il diavolo con la testa alla partita di Ravenna, ma sarà il mese di marzo a dire tanto, se non tutto, del destino dei biancorossi con quattro scontri diretti. Di spalla Sharks, Sherrod e Smith, l'amicizia in musica rap, nel Lido delle Rose hanno girato il video in onore di Roseto, questo per il basket di A2. Scendiamo, siamo al volley di A2, la Sieco attende la leader, Lanci sarà della partita. E poi in basso Chieti, un'annata davvero magica per lo sport, una città sugli scudi, in particolare con il basket e il calcio. Siamo arrivati alla fine di questa edizione di Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con il TG6, le edizioni principali sono quelle delle ore 14, 19 e 23. Grazie in regia a Loris Bennato, grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.